Buongiorno, vedo che stanno entrando lentamente ma giustamente in chat, in webinar, le ditte che si sono prenotate. Quindi prendo io un attimo la parola per lasciare il tempo appunto alle aziende che si sono iscritte di entrare. Io sono Maricini Alberto, direttore di funzione di Unione Commercianti. Mi fa piacere che oggi abbiate scelto di passare un'ora con noi su un argomento importante che è sicuramente, come ci spiegherà poi Luca Castellani, che ringrazio per essere presente con noi oggi e di essersi prestato a farci conoscere questa materia. Docente esperto, abbiamo avuto modo ieri di confrontarci su questi temi e mi sono reso conto effettivamente che sono temi importanti, ma che comunque richiedono una grossa preparazione per poterli rendere semplici e comprensibili a chi di fatto non è della materia, anche se, come sapete, è il titolare di una trattoria importante, quindi lascio a lui poi la presentazione, ma è un ristoratore come voi, quindi è riuscito anche a noi ieri a far capire quant'è importante questa materia e soprattutto che ritorni a questa materia se studiata, se preparata con attenzione. Vi porto i saluti del nostro presidente Raffaele Chiappa, che non è potuto essere presente oggi con noi, ma che di fatto ha dato il benestare e il beneplacito per la realizzazione di questo webinar. Naturalmente il nostro presidente dei pubblici esercizi, Cristian Lertora, che ovviamente anche lui non è presente, ma comunque ha dato il suo appoggio a questo percorso, a questo webinar. Webinar che si svolgerà, come dicevo, do proprio due dritte due su quella che sarà l'oretta che passeremo insieme, noi e voi. La prima parte sarà una parte di descrizione da parte di Luca Castellani per quanto riguarda la materia, quindi perché è importante questa materia, cosa dice questa materia. Successivamente ci sarà uno spazio, un breve spazio per le vostre domande, per i vostri interventi. Vi chiederei sempre di tenere, diciamo così, un tono della domanda molto generico, non entrare eccessivamente nei casi specifici della vostra magari attività, perché non saremmo in grado in questa ora di dare una risposta consona e soprattutto magari non è fruibile e utile per gli altri che sono collegati, però se volete, se vorrete, perché sarete interessati ad avere domande su questo, potete tranquillamente scriverci, chiamarci, fare i generali che sono unionecommerciantipc.it oppure 0523 46 18 11 e poi chiedere di parlare con noi, con Daniele Erici, Daniela Scotti o Gianluca Barbieri, no, il vice direttore, e da lì poi faremo da ponte. È anche vero che questo incontro vorrebbe essere, se appunto ci sarà, come spero che sia, con qualcuno che vorrà andare avanti, approfondire e applicare questi concetti poi alla propria attività, stiamo pensando di realizzare invece un percorso formativo fatto apposta, di alcune ore, non solo quindi un'ora di introduzione alla materia come oggi, ma di un corso formativo che ci sarà magari nei prossimi settimane, mesi, adesso compatibilmente anche con le riaperture che speriamo arrivino e che siano finalmente un via libera per il vostro lavoro. Però diciamo, ecco, se qualcuno sarà interessato, ci sarà anche questo percorso di formazione, quindi al termine dell'incontro, sempre se vorrete a sindacale chiocciola unionecommerciantipc.it oppure affari generali chiocciola unionecommerciantipc.it, scriverci dicendo che siete interessati a portare avanti questo percorso. Stavo soltanto un attimo vedendo. Ah, ok. Mi dicono soltanto di attendere ancora un attimo perché il numero è alto dei partecipanti, quindi li stiamo lentamente facendo entrare. Ecco, tra l'altro vi ringrazio perché l'adesione è stata veramente molto importante, è forse uno dei webinar più seguiti. Abbiamo fatto dei webinar anche nelle settimane scorse dedicate al credito, al mondo del lavoro, al rapporto di lavoro, al marketing. Settimana scorsa, venerdì, abbiamo avuto l'ultimo webinar dedicato alle gestioni delle fotografie sui social network, su internet, da cui poi è scaturito e scaturirà un corso di formazione apposta di alcune ore dedicato proprio alla materia delle foto sui social network, come farle, cosa postare, quando postarle. Quindi se mi rivolgo a chi magari è oggi collegato, non ha seguito quel webinar di un'ora, sappia che può comunque iscriversi al corso
corso che costa 30 euro a partecipante, quindi per i soci è una cosa veramente molto basica, saranno mi pare due o tre lezioni da due ore l'una, ovviamente per i non soci sono 60 euro, quindi di conseguenza se non siete riusciti a partecipare a quel webinar ma volete comunque partecipare, potete anzitutto iscrivervi al corso o comunque in ogni caso stavo dicendo potete visionare il video di quel webinar così come quello di oggi, perciò se non sarete in grado di stare per tutta l'ora o magari vorrete rivederlo con calma o vorrete mandarlo a dei vostri magari amici imprenditori che non sono potuti essere presenti qui oggi, sappiate che anche questo video verrà registrato e sarà sulla nostra piattaforma di YouTube di Unione Commercianti Confcommercio Piacenza. Allora, io tanto, vabbè, vedo che il numero continua a salire, mi fa piacere, però dobbiamo pure cominciare, se no vi tengo qua inutilmente ad aspettare la materia. Ringrazio allora Luca per aver dato la sua disponibilità oggi di essere qui con noi e di darci quindi questa infarinatura generale e questo soprattutto interessamento per la materia che è appunto il food cost. E quindi io, rinnovandovi ancora i ringraziamenti per essere qui oggi, lascio la parola a lui e rimando poi eventualmente a vostre domande da scrivere in chat che leggeremo alla fine. Grazie. Bene, grazie a te Alberto per la tua consueta presentazione, sempre molto professionale, così come Confcommercio Piacenza ci è abituato in questi periodi. E innanzitutto, buon pomeriggio, mi chiamo Luca Castellani. Lavoro nella ristorazione da 35 anni e da 25 anni mi occupo di food cost all'interno dell'azienda per cui lavoro. Quindi sono un vostro collega poi in fin dei conti. Da alcuni anni tengo i corsi sul food cost agli operatori del settore per l'Unione Commercianti di Piacenza. E innanzitutto vi ringrazio per il tempo che mi dedicherete e spero che questa esposizione possa esservi utile per capire meglio le dinamiche gestionali della vostra attività di ristorazione e soprattutto che porti quelle risposte ai dubbi sulla corretta gestione della vostra impresa. Vi chiedo scusa se leggerò questa relazione, ma è necessario, visto che sono talmente tanti i concetti fondamentali da esporvi e seguire una traccia logica per cercare di non dimenticare nessuno di questi è più importante che concatenarli tra di loro e parlare a braccio. Tratteremo solo alcuni argomenti molto specifici che sono alla base di una corretta gestione di un ristorante. Ripeto, stiamo parlando di ristorazione, perché quello che calcoliamo nel food cost è semplicemente una materia che è prettamente specifica per la ristorazione. Tralasceremo per strada purtroppo altri fattori che però sono ugualmente importanti, non dobbiamo dimenticare la produzione, il marketing e la promozione che fanno parte della famiglia degli indicatori. Non parleremo di come effettuare nello specifico i calcoli veri e propri, se non per alcune formule molto semplici, ma vi fornirò anche esempi inseriti in una panoramica generale in modo che possiate orientarvi e un domani indirizzarvi su quelle problematiche specifiche che riterrete utili per la vostra attività. Come diceva Alberto, organizzeremo un'attività corsistica che possa dare un pochettino risposte, diciamo, a questa cosa. Cercherò inoltre di farvi capire che gestire in modo professionale un'attività di ristorazione è un'attività molto impegnativa in termini di tempo e di energie, ma questo probabilmente lo sapete già, ve ne siete già accorti. Tanto che la domanda che sorge spontanea con tutto quello che sto già facendo, perché devo fare anche questo? La risposta è comunque sì. Gestire un ristorante significa anche sapere come tenere a posto i conti e conoscere le tecniche per farlo. Vedetela come un'opera che state compiendo, come se voi dipingeste un quadro. Il risultato finale vi sarà chiaro solo quando l'avete terminato. Abbiamo deciso quindi di fare questo incontro per soddisfare fondamentalmente le curiosità e rispondere a quelle domande che chiunque gestisca un ristorante, prima o poi, ma meglio prima, tende a porsi. In che misura sono certo che il prezzo del prodotto che sto vendendo sia corretto ed in grado di darci sostenibilità finanziaria ed economica, quindi marginalità? Quali sono le dinamiche e le tematiche legate alla gestione dei costi aziendali su cui mi devo focalizzare? Soprattutto, quali sono gli indicatori che possono essermi utili per controllarle e regolarne il processo? Su quali devo indirizzare le mie forze e quanto tempo posso dedicarli per non sprecare le mie già limitate risorse in termini di ore di lavoro? In questo delicato periodo storico,
in cui la domanda è crollata e non certo per nostra volontà, è più che mai necessario capire la qualità dell'offerta che potremo proporre quando il mercato si normalizzerà e quindi a che prezzo dovremo tornare a rivendere i nostri prodotti. I costi dei servizi e di alcune materie prime stanno aumentando a causa dello scongiurimento del mercato per colpa della pandemia, purtroppo, e quindi dovremmo essere pronti a capire gli effetti sui prezzi di vendita dei nostri piatti. E badate bene, non dovranno più essere quelli che applicavamo prima, perché il mercato si è completamente ribaltato. Nelle nostre attività abbiamo sempre bisogno di indicatori che ci aiutano a comprendere che strada stiamo percorrendo, se la politica del prezzo di vendita è corretta, insufficiente o troppo pretenziosa. Il nostro indicatore non deve per forza essere sempre il nostro conto corrente, che se è in positivo sono tranquillo e quindi sto gestendo in modo corretto. Ma abbiamo bisogno altresì di seguire dei percorsi che gli indicatori decideranno di mostrarci. Noi dobbiamo sapere se stiamo marginando correttamente per poter anticipare valutazioni sul nostro bilancio e sapere se quando poter investire nella nostra attività prima di pagare le tasse, prima che il nostro commercialista ce lo dica. Dobbiamo anticipare tutto questo. Il vero problema è però che questi indicatori, per esserci utili, devono sempre costantemente essere aggiornati. Questo ci porta inevitabilmente a cercare di essere organizzati, dinamici e non statici, e quindi essere consapevoli insieme ai nostri collaboratori delle politiche aziendali da intraprendere, perché solo quando capisci l'entità del tuo problema gestionale ti poni le domande giuste e diventa più che mai necessario intervenire per correggere eventuali errori. Quindi capire oggi per essere pronti domani. Gli indici che ci sono d'aiuto per valutare la redditività di un'impresa di servizi di ristorazione sono diversi, ma i principali di quelli utilizzati, quelli che ci restituiscono in modo dettagliato la fotografia della nostra gestione, sono legati a il ricavo medio, quindi lo scontrino medio e alla percentuale di occupazione del locale, il ricavo medio per piatto, quindi ogni piatto quanto ci fa ricavare, il cliente quanto ci porta di ricavo medio, quindi ricavo medio per cliente, il ricavo medio per gruppo di vendita, quindi antipasti primi e secondi, dobbiamo conoscerlo, dobbiamo conoscere il costo del cibo, quindi il food cost, e il costo del lavoro, il labor cost. Dobbiamo monitorare soprattutto i costi delle materie prime e la fluttuazione media dei prezzi. Dobbiamo sapere le ore uomo impegnate per ogni singolo cliente e le ore uomo impegnate per ogni singolo piatto. Sono tanti, capisco. Però oggi ci focalizziamo su alcuni di questi. Questi indici da soli però non sono sempre sufficienti a fornire le indicazioni su come sono stati generati i ricavi di un ristorante. Sicuramente una gestione corretta dei costi può favorire un utile aziendale. Tuttavia gli indici citati sono visti sotto un occhio di gestione complessiva e articolata, oppure non sono sinonimo di controllo di gestione corretta. Infatti si può ottenere un'alta percentuale di occupazione con prezzi bassi e una conseguente peggioramento del risultato aziendale, oppure si può applicare un prezzo elevato al piatto di fronte a un basso numero di coperti in un contesto di lusso, ma con un miglioramento del risultato economico. Noi oggi ci occupiamo nello specifico del controllo di gestione attraverso il food cost, ma vedremo che alla fine tutti gli indici che abbiamo citato sono tra loro collegati attraverso una relazione naturale e non possiamo considerarne alcune a sfavore di altri. Calcolare il food cost senza mettere in relazione gli incassi settimanali e mensili con i costi, senza avere i dati dei piatti venduti o degli acquisti suddivisi per settore merceologico o delle ore di lavoro complessivo o dei giorni della settimana lavorati, ci porta ad avere un'analisi parziale e imprecisa, comunque inutile o sterile. Se poi alla fine non siete in grado di analizzare i vostri dati perché vi è impossibile trovare il tempo da dedicarli, rischiate di decidere di applicare i prezzi della concorrenza perché pensate che se vanno bene per loro, perché non dovrebbero andare bene per noi? Lasciamo a loro di fare la fatica del lavoro dei calcoli. Se il cliente va da loro con quei prezzi, perché non dovrebbe venire da noi? In realtà sapete bene che questo ragionamento è vero solo in parte. Potrebbe essere parzialmente corretto se le vostre caratteristiche si somigliassero e magari le materie prime che lavorate sono molto simili, ma considerate solo un dato. Come fate a essere certi del loro costo del lavoro? Solo voi sapete quante ore occorrono per gestire il vostro ristorante e solo una lieve differenza rispetto alla concorrenza ci farebbe sbagliare il calcolo anche del 10%, che potrebbe fare la differenza su marginare o perdere.
Ecco perché dobbiamo ancora una volta rimboccarci le maniche e capire che dobbiamo mettere ordine tra quei dati che in realtà già in parte abbiamo ed altri che dobbiamo assolutamente raccogliere dedicandoli tutto il tempo che servirà. Prima dell'avvento dei registratori di cassa telematici, pochissimi raccoglievano i dati di vendita che occorrevano in modo automatico con le comande elettroniche o con software dedicati. Ma adesso, se siete stati lungimiranti e avete programmato in modo corretto la loro emissione, i dati sono lì, a portata di mano, e attendono solo di essere analizzati. Ma è proprio perché non abbiamo nessun obbligo di legge nel raccogliere i dati specifici di vendita, del tipo di piatto che ho venduto, in quali giorni della settimana, se a pranzo, se a cena, il dettaglio degli acquisti, che pochi lo fanno. Sembra una soluzione banale, invece è difficile trovare riscontro nelle attività di ristorazione. In pochi pensano che le statistiche possano essere d'aiuto perché è facile da intuire, in realtà siamo in grado di comprenderle. Dovete sapere che organizzare da subito i dati immessi con le comande vi permette di aver già fatto la metà del lavoro che serve per l'analisi. Poi ci sono dei dati che noi mettiamo nelle comande che bisogna estrapolare e vedremo in seguito come fare. Spesso nei corsi che tengo mi sento dire: ma perché devo farlo? Ho già il mio commercialista che lo fa, sta lui fare i calcoli, lo pago apposta, anche se no perché gli pago le parcelle? E saluto i commercialisti che oggi ci stanno guardando. In realtà sapete benissimo che il vostro commercialista si occupa dell'aspetto normativo e fiscale della vostra impresa e non di quanto dovete vendere un piatto e di quante ore lavorate. Soprattutto non va a sindacare quello che vendete e come lo fate, lui analizza solo il vostro bilancio fiscale e in base a quello vi dà le indicazioni corrette. Fare il resto sta a voi, il tempo che occuperete per questa cosa, consideratelo come un investimento per la vostra azienda. Adesso vi condivido una presentazione e vi dico che cos'è il food cost. Spero che le tabelle le vediate in modo chiaro. Che cos'è il food cost in realtà? Vedete in questa tabella che il costo del piatto è un indice che mette in relazione quanto ci costa il piatto in termini di ricetta e il suo prezzo di vendita. Quindi tecnicamente il food cost è un valore matematico che è la percentuale che stabilisce il rapporto tra il costo delle materie prime utilizzate per una preparazione e il suo prezzo di vendita, ed è l'indicatore che fotografa esattamente piatto per piatto e ci dà la valenza del prodotto che vendiamo. Ed è in base proprio a questo valore che saremo in grado di decidere quali sono le sue potenzialità, dove e come collocarlo in base alla popolarità delle vendite, quindi quanto ne vendiamo. Il food cost in realtà non è un indice univoco, purtroppo. Il fattore food cost può essere visto da diverse angolature. Se analizzato, può assumere diverse sfumature. E infatti vedete in questa tabella che esistono praticamente quattro differenti aspetti di food cost, che sono correlati tra di loro, però sono quattro modi diversi di vedere il costo del piatto. Questi sono il massimo food cost ammesso, cioè quale food cost è necessario per garantire un profitto minimo che ci prefiggiamo, il food cost attuale, che è il food cost che otteniamo dalla gestione degli inventari, le materie prime effettivamente utilizzate, cioè solo quello che effettivamente utilizziamo va a calcolarmi il food cost preciso. Il food cost potenziale, che rappresenta il valore del food cost più basso che potremo calcolare e che ha bisogno del numero dei piatti venduti, dei prezzi di vendita, dei singoli piatti e del costo delle materie prime. E poi il food cost standard, quello più noioso, che è complicato da calcolare, ma il food cost potenziale aggiunto praticamente degli autoconsumi per le offerte e gli sconti. Capite che le offerte, gli sconti e gli autoconsumi vanno calcolati. Capite che man mano che vogliamo essere più precisi e dettagliati nei calcoli, ci accorgiamo che ci occorrono dei dati che probabilmente ci mancano. Per il calcolo più semplice ci occorre il costo del piatto, e quello l'abbiamo, lo studio della ricetta, e quello l'abbiamo, e il suo prezzo di vendita, e questo l'abbiamo, quindi è un passo semplice. Poi però per arrivare alla tabella 3 dobbiamo determinare che per il
food cost attuale, dobbiamo avere assolutamente i dati delle rimanenze per imputare nel calcolo delle materie prime che ho effettivamente utilizzato, perché voi non vendete il vostro autoconsumo, ma lo effettuate. Tutto quello che autoconsumate, tutto quello che offrite, che scontate, va nel costo della merce venduta, che però voi non andate a rincassare. Quindi questo vi può portare a degli errori che certe volte sono anche del 10-15% e che spesso e volentieri sono la marginalità del vostro piatto. Quindi per il calcolo del food cost potenziale ho bisogno del numero dei piatti venduti suddivisi per categoria, quindi antipasti, primi, secondi, contorni, dolci, eccetera, ma anche di vino, spumanti, aperitivi, acqua, caffè, liquore. Quindi capite bene che, vi tolgo la condivisione dello schermo, capite bene che alla fine il calcolo del food cost standard devo quantificare gli autoconsumi, cioè tutta quella materia prima che acquistiamo, dove utilizziamo del tempo, delle nostre risorse umane per farla, per lavorarla, e poi non vendiamo perché la consumiamo noi. Questo vale anche per l'acqua e il caffè. Quando vengono a fare un controllo le attività preposte, quali la Guardia di Finanza, quali l'Agenzia delle Entrate, su questo ci vanno a nozze, perché sugli autoconsumi che quasi nessuno dichiara, e questo dovete tenere praticamente, chiedere conforto ai vostri commercialisti, perché si può e ci sono i metodi fiscali per poterlo dichiarare, per poterlo valutare, perché non ve lo fanno fare? Perché questa è una delle cause primarie, in caso di controllo, di contenzioso. Poi ci sono tutta una serie di valutazioni che noi dobbiamo avere, dovete sapere quante grammature vendete, il vostro caffè, eccetera, per il caso di controllo, però questo è un discorso a parte, che poi quando facciamo i corsi li vediamo sempre in modo dettagliato. Però dovete riuscire a calcolare il costo dell'autoconsumo o anche a solo a stimarlo, perché questo è di fondamentale importanza. Perché vi accorgerete che non è affatto trascurabile, è quello che spesso vi porta a sottostimare il prezzo di vendita di un piatto. Spesso la differenza media in un ristorante tra il food cost potenziale, quindi quanto ho venduto un piatto in base al suo costo ricetta, moltiplicato per quelli che ho venduto, e il food cost standard, cioè quindi quanti piatti ho effettivamente prodotto, considerando anche la parte che non ho venduto, ma che avrei potuto vendere, è del 10-15%. Vi basta questo errore per non marginare. Quindi stiamo sottostimando il piatto che sto vendendo magari con più frequenza. Però il food cost ci porta a fare delle analisi, delle considerazioni. Quindi ogni attività di ristorazione ha un differente food cost che non sarà in grado di essere confrontato con gli altri. Quindi ogni ristorante è diverso dall'altro. Gli acquisti dovranno essere monitorati, sempre fatti in base alle vendite di potenziali. Si deve sempre ricordare che i sistemi di approvvigionamento e stoccaggio possono contribuire ai problemi di food cost. Si deve prevedere accuratamente per ogni tipo di piatto quanti se ne venderà basandosi sulle percentuali di vendita precedenti, sulla stagionalità e sulla tipologia di domanda. È necessario mantenere un controllo costante delle porzioni per raggiungere i ricavi prefissati e si devono controllare in modo accurato gli scarti e gli sprechi. Ma si deve sempre fare attenzione di tenere, come dicevamo prima, controllo dell'autoconsumo. Bisogna predisporre inventari con cadenza costante, meglio se mensili, e sono la cosa più noiosa, vi assicuro, lo sapete benissimo. È opportuno tenere presente che l'impostazione grafica e strutturale della nostra carta del menu può contribuire ai problemi di gestione del food cost. Capite quindi che ci sono molti fattori da tenere in considerazione per applicare una corretta strategia di controllo. E ognuno di essi richiede una particolare attenzione per garantire la coerenza dello strumento di controllo stesso. Non esistono percentuali di food cost ideali. Ogni attività dovrà calibrare quella più consona alla propria gestione. È come un vestito fatto su misura. Tuttavia, quando avremo definito le percentuali corrette per noi, queste andranno costantemente comparate ai risultati di periodo. Ma se non ci sono state nelle nostre attività variazioni sostanziali, nelle modalità operative, possono essere tenute buone per anni e anni. Quando voi fate un calcolo di un food cost e se capite che è corretto e non avete cambiato nulla, tenetelo buono, va sempre bene. Nel caso in cui però si verificassero delle discordanze rispetto a quanto ipotizzato, occorre immediatamente ricercarne le cause. Quindi percentuali di food cost troppo alte possono essere ad esempio imputate a utilizzo di ingredienti troppo costosi,
i prezzi di vendita sono troppo bassi, gli scarti di lavorazione della ricetta sono troppo alti, d'altra parte le percentuali sono troppo basse, potrebbero essere causa di prezzi di vendita troppo elevati, di utilizzo di materie prime di bassa qualità e a basso prezzo. Vi condivido lo schermo per una tabella che è in realtà la tabella utilizzata da Costa Crociere che è questa. Questo è uno schema di food cost control che utilizza Costa Crociere. Qua naturalmente parliamo di grandissimi quantitativi movimentati giorno per giorno, però questo vi deve dare un indice, vi deve aiutare a capire che nessuno spreca niente, che tutti gli sprechi vanno comunque monitorati, che gli stoccaggi, le ricette, i prezzi di vendita, le porzionature, gli scarti devono essere tutti controllati. Perché è un lavoro che fate una volta per sempre, però se non lo fate vi assicuro che vi porterà a una marginalità molto inferiore a quello che avete pensato. Adesso vi faccio un esempio di quello che può essere il vostro bilancio e perché ha senso calcolare il food cost. Perché il food cost vi dice se su quel piatto che stiamo studiando, guadagniamo, pareggiamo, perdiamo. Ma anche e soprattutto perché ci apriamo la strada a valutazione di investigazione su valore di vendita dei prodotti che proponiamo per comprendere se porzioniamo correttamente. Perché è raro umano, il nostro chef, noi stessi, non facciamo sempre le cose in modo costante, preciso, non siamo delle macchine, quindi commettiamo degli errori, soprattutto nelle porzioni. Ogni giorno non è uguale all'altro. Ma cosa ci porta a questo risultato? Come arriviamo a calcolare il prezzo di vendita reale di un piatto? In realtà dovete pensare, semplifico molto, i commercialisti su questo naturalmente potranno mettersi anche a ridere, però è un esempio che funziona molto bene. Diciamo che dobbiamo estendere lo stesso ragionamento fatto in piccolo per il nostro prezzo del piatto al grande piatto del nostro bilancio aziendale. Quindi il bilancio che vedete, diviso per costi food beverage, costi variabili, costi fissi, tasse e profitto, diviso in torta come in questo grafico, ci dice che l'unica cosa che possiamo rivendere, che cosa sono in realtà? Sono solo le materie prime che trasformiamo e anche quelle che non trasformiamo, come il vino, ad esempio, gli spumanti, l'acqua, che sono l'unica fonte di incassi. L'unica cosa che vendiamo sono quelle. Quindi i nostri incassi dovranno riuscire a coprire completamente i costi di acquisto delle materie prime, i costi per trasformarle, per gestirle, le tasse e che dovremo naturalmente ottimizzare con un margine di profitto che la nostra azienda deve comunque avere, altrimenti arriviamo solo al punto di pareggio. Vediamo un piatto per pareggiare. È già buono perché noi ci siamo pagati i nostri stipendi, abbiamo pagato tutte le tassazioni, però noi dobbiamo marginare. Un'eventuale marginazione ci permette un domani di investire. Vediamo un bilancio più o meno medio di un'attività di ristorazione, dove il food cost qua dipende molto da che tipo di ristorazione uno fa, perché nei ristoranti stellati a 3 stelle il food cost può essere anche molto maggiore, ma tenete presente che ha anche dei costi di gestione maggiori. Quindi alla fine, vedete, queste sono medie prese dalle Camere di Commercio italiane. Quindi un food cost medio del 28%, un beverage medio dell'8% e un costo di gestione e tasse nel nostro bilancio del 64%. Diciamo che a fine anno, o meglio a fine anno fiscale, quindi quando abbiamo già chiuso il nostro bilancio, sapendo i costi totali di gestione e antimposte e sapendo i costi di acquisto totale delle materie prime, possiamo calcolare il rapporto moltiplicativo che mette in relazione tutto questo, che potrebbe, prendiamo un esempio, essere di 3,354. Questo cosa significa? Che per compensare i costi, le tasse, per generare profitto, se abbiamo chiuso un bilancio inattivo, si spera, abbiamo moltiplicato gli acquisti di food and beverage per 3,354. Abbiamo trovato il nostro food cost medio.
Quindi teoricamente abbiamo stabilito il fattore di moltiplicativo minimo da applicare ad ogni materia prima trasformabile che acquistiamo, dai salumi alla carne, al pesce, alle verdure, ma anche del sale, del pepe, di tutto insomma, per avere incassi sufficienti per la sostenibilità. Ma farlo a fine anno fiscale può essere troppo tardi. Se abbiamo sbagliato le nostre politiche di vendita, e chi è che non commette errori nelle porzionature dei nostri piatti, nel calcolo delle giazienze, nella stima dei nostri autoconsumi, non siamo più in grado di recuperare. Abbiamo lavorato per perdere. Quindi, per avere una percezione dei guadagni o delle perdite, questo fondamentale controllo di gestione andrebbe fatto periodicamente, magari trimestralmente. L'eccellente è farlo mensilmente. Andiamo per gradi. Vediamo questo valore che abbiamo calcolato, come si può applicare praticamente alla verità di un piatto. Monitoriamo una ricetta. Abbiamo un esempio di un risotto allo zafferano, dove abbiamo calcolato in modo preciso tutto quello che occorre, perché abbiamo fatto una media delle porzionature. Qua calcoliamo un costo ricetta per 10 persone, l'abbiamo provato 1, 2, 3, 10 volte, è sempre quello. Però dobbiamo assicurarsi che il nostro chef, quando fa una ricetta di questo tipo, usi sempre la stessa porzionatura. E questo è uno dei problemi. Ma da qualche parte dobbiamo cominciare. Dobbiamo cominciare a tenere conto di un costo ricetta che più o meno è credibile e autentico. Quindi, in questo caso del risotto allo zafferano, prendiamo tutti gli ingredienti che lo compongono e il relativo costo di acquisto. Naturalmente è a netto di IVA, perché i costi poi vanno aggiunti dell'IVA di legge, perché tutti i costi di acquisto delle materie prime sono fatti a netto di IVA e quindi tutti i costi che si fanno del food cost vengono sempre fatti a netto di IVA. Come vedete in questo esempio, non compare il costo della manodopera, quindi non compare il tempo impiegato per realizzare questa ricetta, perché nel coefficiente di moltiplicazione del food cost, io l'ho già compreso, così come sono compresi tutti gli altri costi già gestionali, la luce, il gas, eccetera, perché nel food cost, nel coefficiente moltiplicativo, io ho già compreso tutto quello che mi occorre per arrivare al punto di pareggio. Quindi se decido di moltiplicare questa ricetta per il costo che abbiamo detto prima, ipotetico, di 3,354, ottengo un prezzo di vendita, che vedete, di 3,355 più IVA, che potrò decidere di arrotondare a questo punto a 4 euro, ottenendo quindi un coefficiente moltiplicativo ancora più vantaggioso per noi, che sarà di 3,377. Quindi diciamo che questa ricetta, se io la vado a vendere al tavolo del ristorante, dovrei venderla a 4 euro. Ma chi è che vende un risotto allo zafferano a 4 euro? Nessuno. Quindi vedrete dopo che il food cost è teorico. Noi ci stiamo focalizzando su un aspetto di quanto dobbiamo ricaricare delle materie prime, ma poi questo ci deve dare delle indicazioni di linea di massima. Ogni ristorante utilizza una politica di vendita che è diversa dall'altra. Se io dovessi vendere questo risotto allo zafferano a 4 euro, dovrei vendere magari un cosciotto d'oca a 25, però decido di vendere il cosciotto d'oca a 20 euro e vendere il risotto allo zafferano a 10. Perché? Poi lo vediamo. Concentriamoci sul controllo delle ricette, che anche questa è una cosa importante, non fondamentale, ma diciamo importante. Uno degli errori più comunemente utilizzati praticamente all'interno della ristorazione è commettere l'errore della gestione degli scarti. Il calcolo della ricetta, il suo controllo, deve essere sempre costante. Quindi, perché io ho calcolato il prezzo base in base alla ricetta con una quantità di ingredienti ben precisa, ma se non la rispettiamo il costo dei piatti inevitabilmente è sbagliato. Quindi capire con precisione la quantità di materia prima che si utilizza, che si scarta, è fondamentale per un calcolo affinato del food cost. Ci sono delle tabelle, adesso qua le vediamo velocemente, dove l'esempio pratico, esempio della coda dello scarto della coda di rospo, è un esempio, una tabella che noi dobbiamo valutare una volta per tutte quando utilizziamo quella materia prima e dobbiamo parametrizzare. Quindi questo ci può essere di conforto perché naturalmente calcolare il peso netto, il peso medio, sono tutti calcoli che uno fa una volta sola. Però alla fine ci porta ad avere delle tabelle che dobbiamo assolutamente segnarci perché poi in caso di controllo fiscale e di controllo sulle porzionature di questo viene chiesto conto.
Quindi ci chiedono il conto di tutto quello che noi abbiamo scartato e delle tabelle, che sono anche tabelle ministeriali, devono essere rispettate nella gestione delle nostre ricette, soprattutto per chi fa che pesce, questo è importante. Diciamo che soprattutto gli scarti di pesce ci portano errore spesso e volentieri anche del 20%. Perché? Perché capite bene che gli scarti di una ricetta di pesce sono maggiori rispetto, spesso, rispetto a una ricetta a base di carne. Qua ci sono tutta una serie di calcoli di base che adesso io vi indico in questa tabella, che però sorvoliamo perché sono calcoli matematici puri e semplici, dove si calcola il peso netto, il calcolo degli scarti in percentuale, e comunque vanno comunque fatti. Quindi quando parametrizzate una ricetta dovete tenere presente i calcoli di base per parametrizzare gli scarti. Tutto questo praticamente ci porta ad avere un calcolo agevolato, soprattutto quando dobbiamo fare dei banchetti. Perché se io vado a parametrizzare un importo di branzino per 7 persone e decido che il mio calcolo a porzione è lordo di 378 grammi per porzione, perché nel corso della ricetta ho calcolato che fare quel branzino o fare quel filetto di branzino mi è costato tanto tempo, ma soprattutto tante porzioni per tanti piatti, io ho parametrizzato il lordo del branzino. Quindi parametrizzo che cosa? Una porzione. Io devo preparare 100 porzioni per un banchetto, so che il mio calcolo a porzione sono 378 grammi, quindi 378%, e io acquisto il branzino e sono a posto già in fase di acquisto. Non c'è bisogno che tutte le volte vado a parametrizzarvi delle ricette. Vediamo un bilancio rispetto a quello che abbiamo visto prima un pochino più in dettaglio. Vedete che in questo bilancio abbiamo suddiviso i costi per, cerco di allargarlo un attimo, per tutte le materie prime che abbiamo dettagliato, che andremo a dettagliare. Questo è importante, avere un bilancio dettagliato, perché io devo sapere quanta carne, quanto pesce, ma quanto pane, quanta panna, quanta pasticceria, quanto pesce, quanti salumi, quanto tartufo, quante uova, perché questo è fondamentale per poi fare il calcolo del food cost in maniera precisa. Devo naturalmente conteggiare anche il costo del beverage, perché questo è fondamentale, perché il beverage in realtà è un sussidio al food cost, ci aiuta a compensare i costi che non stiamo prendendo praticamente col food, ma non possiamo permetterci di vendere il bere allo stesso parametro a cui vediamo i prezzi del piatto. E anche questo, c'è una tecnica particolare che oggi per questione di tempo non vedremo, però anche questa è ben studiata. Il beverage deve essere a compendio, non dimenticatevi sempre che uno va a braccetto dell'altro. In questo bilancio che vediamo, il totale dei costi è di 229.000 euro, un bilancio naturalmente di quelli assolutamente d'esempio. Il food beverage ha un costo totale di 82.000 euro, quindi il coefficiente moltiplicativo è 2,78. Vuol dire che per compensare i costi, il food e beverage deve essere moltiplicato per 2,78. Quindi un costo minore rispetto a quello che abbiamo visto prima nel lato bilancio, che abbiamo stimato in 3,354. Quindi vuol dire che questo bilancio è un bilancio che ci porta a gestire meglio i costi. Vuol dire che abbiamo avuto un po' meno costi per compensare il bilancio. Vedete quindi che il food cost diventa un indice che fotografa la buona qualità di gestione, ma che ci dice anche quanto possiamo usare per migliorare i nostri incassi complessivi. Il food cost, più che una formula matematica, è una filosofia gestionale parallela a quella obbligatoria fiscale. Tenete presente che il food cost voi lo indicate già nelle vostre denunce annuali, perché i vecchi studi di settore e adesso gli ISA calcolano il vostro food cost in maniera automatica. Quindi se voi non l'avete mai fatto, perché non avete avuto voglia di farlo, non avete avuto le competenze o avete ritenuto che fosse una cosa assolutamente inutile, lo Stato ve lo fa per voi. Quindi il food cost compare, il rapporto di marginalità in cui vediamo le materie prime compare negli indici dell'ISA attuali,
È un dato fondamentale perché in base a quello l'Agenzia delle Entrate oppure la Guardia di Finanza riesce a capire quanto e come lavorate. Calcolo naturalmente raffinato, ma purtroppo non ci è dato sapere anche qua che tipo di calcolo effettuano perché l'algoritmo non ci è conosciuto. Però questo è quello che usano loro. Quindi vediamo una tabella ulteriore che è come dobbiamo raccogliere i dati oggettivi che ci servono. Per fare il food cost abbiamo bisogno di dati. Alcuni li abbiamo già, altri dobbiamo calcolarli. Quindi basilare è partire con una descrizione del piatto che identifichi nome, gruppo, sottogruppo di appartenenza, che ci serviranno per i calcoli dei gruppi come antipasti, primi, secondi, eccetera. Ma anche e soprattutto se sono riconducibili principalmente a carne o pesce, risotti, eccetera, se sono vini bianchi, vini rossi o spumanti, perché spesso noi mettiamo dentro dei dati che ci dicono la descrizione del piatto, ma non ci danno correlazioni. Ci danno la correlazione del gruppo, quindi se è un antipasto, un primo o un secondo, ma non ci danno la correlazione del sottogruppo. Quindi dove andiamo a collocarli in caso di calcolo? È un risotto, una pasta ripiena, è una carne, è un pesce, è un vino rosso, un vino bianco, una mezza bottiglia, bottiglia intera. Più dettagliamo, meglio è. Se avete la possibilità di inserire già queste distinzioni nel vostro registratore di cassa o nel vostro software gestionale, è naturalmente meglio. Altrimenti, quando stamperete i dati di vendita periodiche, che non so se fate a fine giornata, a fine settimana, a fine mese, dovete farlo manualmente, inserendolo in una tabella Excel che vi farete dedicata. Perché è importante fare questa cosa? Perché è importante avere questi dati? Perché questi dati ci portano, anche qui semplifico molto perché per arrivare a questo grafico ci vogliono calcoli e complessi, ma questo è lo stato dell'arte, perché se voi avete messo dentro tutti i dati che occorrono, avete avuto un grafico come questo in cui vi danno i rapporti di marginalità. Allora, questo grafico è diviso in due parti. La parte superiore, dove c'è il rapporto tra acquistato e venduto. Io so tutto quello che ho acquistato, dove? Dalle fatture di acquisto. E tutto quello che ho venduto, dove l'ho preso questo dato? Da quello che il registratore di cassa o il software gestionale mi ha stampato a fine mese, a fine anno, a fine trimestre, quando volete. Questo è un grafico che si completa di passo passo, giorno per giorno, non a fine anno. Questo è un grafico in corsa, perché io se non faccio un grafico di questo tipo e lo analizzo in corsa, quando lo faccio alla fine dell'anno può essere tardi. Guardate come sono differenti, anche queste sono costi medi, spese medie, prese dalle camere di commercio. Però guardate come sono differenti i rapporti di marginalità. Se io vi ho detto che il food cost che calcolo per un risotto alla milanese mi porta a venderlo a 4 euro, se lo vendo a 4 euro dovrei fare lo stesso rapporto di marginalità anche per la vendita del cosciotto d'oca. Ma perché non l'ho fatto? In questo grafico vi dà l'indicazione di come i primi sono venduti con un rapporto di marginalità molto maggiore rispetto ai secondi. Perché se io vendo troppo con una marginalità pari ai primi, i secondi piatti, sono troppo caro. Alla fine succederà che tutti mi prenderanno i primi e pochi mi prenderanno i secondi. Quindi io devo cercare di trovare un punto di equilibrio che mi permetta di vendere tutto. Antipasti, primi, secondi, secondo prezzi che vanno anche in base alla filosofia di vendite che noi ci proponiamo di fare nel nostro ristorante. E questo da che cosa deriva? Dall'esperienza che abbiamo, dalla tipologia di locale che abbiamo, da cosa vuole il cliente da noi e come vogliamo proporci. Però dobbiamo sapere che i coefficienti di marginalità variano da piatto a piatto, da tipologia a tipologia e soprattutto non sono mai uguali ristorante per ristorante. I primi piatti, naturalmente, hanno una marginalità più alta, ma hanno anche, spesso e volentieri per chi fa la pasta in casa, dei costi maggiori rispetto a un piatto magari di carne cruda o che deve essere comunque poco lavorata. Però io devo sapere quanta marginalità prendono i primi e quanto perdono i secondi. E per poi capire se tutte queste marginalità messe a confronto mi danno comunque a fine dell'anno da guadagnare o da perdere. Un grafico di questo tipo vi porta a vedere immediatamente i calcoli di food cost reale. Ma io come faccio a sapere se i piatti che sto facendo sono tutti a base di carne oppure di pesce? Io devo sapere quando ho diviso i piatti
di primi che contengono il pesce o di primi che contengono la carne, devo sapere quanta carne sono andata a mettere in un piatto e in un altro, perché questo grafico mi mette a confronto tutta la carne che ho comprato, compreso quello che è andata nei primi, tutto il pesce che ho comprato, compreso quello che è andato nei primi, non solo quello che è venuto come secondi. Se non ho un dettaglio del piatto che io sto lavorando e che percentuale di carne o di pesce ci ho messo dentro, e da dove lo so questo? Dalla ricetta che ho fatto, io poi dopo posso correlare questo tipo di grafico. Quindi non sto dicendo i miei primi sono su cui ho marginato, sono primi spuri, sono primi complessi. Il fattore che mi ha portato a moltiplicare la carne del pesce sono fattori che oggettivamente sono andato a analizzare. Però questo grafico, credetemi, è lo stato dell'arte, ma è molto complesso da attuare. Ma è l'unica cosa che vi può far capire, adesso arriviamo alla tabella successiva, che è questo, il quadro che vi dicevo prima. Quando voi dipingete il vostro quadro, quando voi lavorate facendo il vostro lavoro con professionalità e quindi vi interessate di personale, vi interessate di preparazioni, di vini, vi interessate di preparazioni dei tavoli, vi interessate di tutti gli altri aspetti, dovete interessarvi anche di tutti gli aspetti di gestione, perché quello, il quadro complessivo, vi porta a questa tabella. Questa è la tabella più complessa nella gestione dei calcoli del food cost, ma questo vi porta a capire come, mi spiace che purtroppo è una tabella che anche quando facciamo i corsi è spesso poco visibile, spero che vi sia comunque chiara, è suddivisa per tipologie, quindi dal coperto fino ad arrivare ai liquori, tutto quello che viene acquistato, le rimanenze iniziali e finali, ecco la nota dolente, le rimanenze, quanto acquistiamo, quanto ci rimane, questi sono calcoli che vanno fatti, costano un mare di tempo, adesso poi vedremo come, però senza le rimanenze iniziali e finali noi non possiamo avere un calcolo esatto di questa tabella. Quindi questa è una tabella che ci dice, in base ai calcoli che abbiamo del venduto, ci dà la relazione con l'acquistato. Questa è la tabella che fa parlare e interlaccia i dati di vendita ai dati di acquisto. È una tabella che ci dice tutto, qualsiasi cosa su quello che stiamo facendo. Ci dice quanto abbiamo acquistato di antipasti, vediamo questa riga, le rimanenze iniziali e finali, quindi quanto abbiamo acquistato, la percentuale degli acquisti che è andato negli antipasti, la ripartizione praticamente di vendita, a che cosa dovevo arrivare per arrivare al pareggio. Anche questo, per il calcolo del pareggio, questo è un principio che va comunque visto con attenzione, che oggi non faremo perché è un calcolo complesso, però è possibile farlo se raccogliamo i dati di food cost in modo corretto. Quello che abbiamo realmente venduto, quindi vedete che per questi antipasti io avrei dovuto vendere a pareggio a 98.000 euro, ma ho venduto a 111.000, quindi con un peso realmente del 17,4%, che mi ha portato ad avere una ripartizione di costi di 71.000 euro, che mi ha portato a marginare del 4,14% sugli antipasti. Vedete che questo indice in verde è un indice che per me è positivo, perché il mio fattore moltiplicativo, lo trovate qua in basso, sottolineato in giallo, era di 3,42. Io dovevo moltiplicare tutte le mie materie prime acquistate per 3,42, ma quelle che sono andate negli antipasti, quindi prevalentemente i salumi, ma gli sformati, tutto quello che è andato nell'antipasto, l'ho moltiplicato per 4,14. Vuol dire che ho marginato di più sugli antipasti che ad esempio sui primi, che sono a 3,45, cioè scusate, sui secondi, che sono a 3,45, dove ho marginato al minimo, però ho venduto la bellezza del 31,6% sui secondi. Quindi le cose che costano di più comunque le ho vendute di più delle altre. E quindi questo mi hanno portato comunque a una marginalità di 14.000 euro sul venduto. Quindi ho venduto le cose che costano di più a un prezzo adeguato, marginando comunque meno dei primi, ma marginando. Anche se ho marginato poco, ho marginato a sufficienza, perché il mio fattore moltiplicativo, che era di 3,42, alla fine in questa tabella l'ho verificata a 3,79, e quindi io ho una marginazione di 0,37 in più rispetto al mio fattore moltiplicativo iniziale. Cosa vuol dire questo? Questa è una tabella che, scusatemi,
Questa è una tabella che, messa in confronto con i giorni lavorati per anno, qua siamo al 217esimo giorno lavorato, quindi questa tabella in corsa mi dice che le mie spese giornaliere medie sono queste. Ho un incasso giornaliero medio di questo, il guadagno lordo effettivo giornaliero è questo, ho un costo medio coperto di 38 euro, come faccio a saperlo? So i numeri di coperti che ho fatto e so quanto ho venduto, quindi ho un ricavo medio coperto di questo, di 43 euro, ho una differenza tra il ricavo medio coperto e il costo che mi è costato il coperto di 4,19 euro, vuol dire che per ogni cliente che è entrato dalla porta ho marginato 4,19 euro netti, perché questi sono a netto delle tasse pagate. Quindi vuol dire che io giorno per giorno ho fatto 7 coperti in più della media che dovevo fare. E infatti sono andati, vedete in questa tabella, ho un guadagno di 62.000 euro netto. Questi sono guadagni netti che io posso reinvestire nel mio ristorante già da subito, da oggi. Lo so ancora prima di chiudere il bilancio, in teoria. Poi in realtà non è proprio così. Però se non sarà 62.000 sarà 58.000. Quindi alla fine si avvicina molto. Perché questo è un bilancio in corsa, è un bilancio dove i dati di vendita e di acquisti si parlano e quindi io giorno per giorno, più i giorni lavorati sono maggiori naturalmente, più il calcolo è preciso, io giorno per giorno so che cosa sono andato a fare. Ma questo è un bilancio che mi dice anche tutta una serie di dati che poi dopo possono essere valutati, quindi la politica che io sto facendo. Voglio concentrare i miei sforzi nel fare più primi di pasta fresca. Benissimo, so che mi danno marginalità e quindi che comunque posso farlo, perché nel mio ristorante sto prendendo il 6,35 di marginalità sui primi, quindi ben vengano le paste fresche, perché questo è una cosa che posso fare. Compro la pasta fresca dal venditore di turno, dal fornaio di turno, non ho questa marginalità, è inutile che lo stia a spingere. Spingo più, magari, non so, i secondi oppure gli antipasti. Quindi questa c'è la fotografia reale di quello che noi stiamo facendo giorno per giorno. Come arriviamo a questi dati? Naturalmente questi dati ci comportano il fatto di andare a mettere giorno per giorno i dati degli incassi. Però torniamo un attimo ancora a questo grafico. Spero di essere stato abbastanza chiaro, perché queste sono cose che in questa chiacchierata veloce si fa anche difficile da comprendere. Però diciamo che nei corsi poi si vedono in modo dettagliato. In base ai dati che io sto immettendo giorno per giorno, quindi in una tabella di questo tipo, dove io metto gli scontrini, le fatture, i totali, metto anche gli incassi giornalieri che vado a mettere in confronto alle medie dei giorni precedentemente lavorati. Quindi io quando metto dentro un dato giorno per giorno riesco a capire se quel dato mi sta coprendo una media oppure no, sia per quanto riguarda i coperti sia per quanto riguarda gli incassi. Questa, se noi abbiamo delle tabelle di confronto degli anni precedenti, dei mesi precedenti, immediatamente riusciamo a capire se giorno per giorno stiamo guadagnando o perdendo. Nella tabella che vedete di presenze giornaliere e vendite, io non ho fatto altro che mettere a confronto giorno per giorno della settimana il numero dei coperti che ho fatto e gli importi. Come vedete è classico, un classico per chi tiene aperto il sabato e la domenica, quindi la stragrande maggioranza dei ristoranti, che gli importi, quindi gli incassi, sono superiori al numero dei coperti fatti in proporzione, che questa è la percentuale dei coperti fatti, il rosso, il giallo è la percentuale degli incassi fatti. Quindi i miei incassi del sabato e la domenica hanno fatto sì che io passassi di molto la media dei coperti serviti. Quindi, per contro, il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì sto facendo degli incassi in percentuale minore rispetto agli sforzi che sto facendo col personale per servire il 15% lunedì del personaggio, dei coperti, mi è servito l'11% di incasso. Quindi sto facendo degli sforzi molto maggiori durante la settimana e degli sforzi ugualmente grandi per quanto riguarda le potenzialità di vendita il sabato e domenica,
ma in realtà il numero dei coperti mi dà da marginare molto di più. Quindi questa tabella vi fa capire come l'evoluzione settimanale possa esservi di conforto per sapere come programmarvi le giornate, soprattutto come programmarvi i servizi, come programmarvi le marginalità, che cosa poter fare il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato, la domenica e cosa poter vendere, perché vi dice quanto state vendendo in base al numero di coperti che fate. Questa è un'altra tabella che mette a confronto le settimane per settimane e si chiama fabbisogno settimanale medio. Quindi dagli incassi che io sono andato a imputare giorno per giorno, settimana per settimana, e che voi vedete in questa tabella divisa per anno, settimana per settimana, quindi in questo anno c'erano 53 settimane, in queste 53 settimane io ho la fotografia settimana per settimana dei miei incassi. Inizialmente all'inizio dell'anno si lavora un pochino meno, magari uno chiude per ferie, poi magari uno ha delle flessioni, poi magari il periodo estivo lavora di più, fino ad arrivare magari al periodo di chiusura per ferie che vedete in questa parte di buco. Però vedete che questa parte di buco, che sono praticamente i vettori che mi sono venuti a mancare di incasso, quando poi mi manca l'incasso delle tre settimane, magari qua 1, 2, 3 settimane, 30, 31, 32 di ferie, per andare a recuperare questo gap mi servono poi tutte le parti buone del rientro dalle ferie. Quindi io chiudendo per ferie magari riprendo i miei incassi di media, li vado a riprendere a settembre o addirittura a ottobre. Questa però perché è interessante questa tabella? Perché questa linea gialla di media ci dice settimana per settimana che fatturato abbiamo fatto e qual era la media prevista per arrivare al break even, quindi per arrivare al punto di pareggio. Quindi io settimana per settimana so se ho fatto bene o se ho fatto male. Mi serve? Relativamente sì, però mi fa capire, mi deve dare conforto di dove sto andando. Quindi io ancora prima di chiudere il mio bilancio sto capendo se sto guadagnando oppure perdendo. Mettendo anche a relazione le ore di lavoro giornaliere, una tabella semplicissima in cui metto dentro le ore giorno per giorno del titolare o del dipendente che entra, esce, a che ora entra, a che ora esce, a fine della giornata io ho immesso dentro i dati in 2 minuti. Ho tutte le ore di presenza settimanale, ho tutte le ore di presenza mensili e alla fine, mettendo dentro i costi delle risorse umane, una cosa che faccio a fine mese, i costi delle buste paga, a fine anno del TFR, del TFM, dei costi di licenziamento, tutto quello che occorre, io alla fine ho una tabella di lavoro di ore complessive divise per giorno che mi porta a capire quanti clienti ho servito per giorno, quante ore uomo ho servito o mi sono corse per fare quel tipo di lavoro e alla fine avremo tutte le risposte legate al vero costo orario, sia nostro che dipendenti. Quanto ci costa servire un cliente al tavolo? Quante ho marginalità lorde per ogni cliente? Perché quando io vado a compilare questa tabella scopro una cosa che quando faccio i corsi pochi sanno: quante ore cliente dedico ogni giorno nella mia attività? Spesso e volentieri questa tabella, dove ci sono i clienti serviti per giorno e quindi il costo giornaliero e quindi le ore uomo cliente, arriva a 1,10. Quindi vuol dire che io dedico per ogni cliente che si siede al tavolo 1,10 ore. Quindi un'ora e qualche minuto, un decimo di ora di minuti. Quindi, sapendo che il costo del personale è ipoteticamente 15 euro, io vuol dire che a quel cliente gli dedico un costo che è di 16 euro. Quindi, ogni cliente che si siede al tavolo a me costa 16 euro. E dov'è che ho capito questa cosa? Compilando questa tabella. Abbiamo già trascorso praticamente l'ora, ci sono ancora tante cose da dire. Ci sono anche tutta una serie di valutazioni da fare nel food cost sull'acquistato e il venduto. Ci porta praticamente il food cost a valutare anche la popolarità per gruppi, cioè capire quante cose stiamo vendendo, in che percentuale,
E quindi graficamente uno può andare a fare una valutazione su tutto quello che sta facendo, perché i grafici sono importanti per vedere, fotografare immediatamente l'andamento delle popolarità dei nostri piatti. Quindi qua sono suddivisi per antipasti primi e secondi, secondi dolci, la quantità di venduto per quanto riguarda gli incassi e la quantità in percentuale, perché io posso aver venduto un dolce in quantità tipo questo mese di agosto per 8.000 euro, però sono il 9,7% il mio venduto mensile. Quindi vuol dire che agosto ho venduto comunque di più, però nei mesi primaverili ho venduto comunque di meno con delle proporzioni diverse. Quindi questo ci è d'aiuto per capire anche gli acquisti. Qua è stato estremizzato questo grafico naturalmente, però se noi sappiamo che tutti i mesi i nostri dolci sono il 9,7% della media, sappiamo anche mese per mese quanto zucchero, quanta farina dover andare a acquistare per calcolare le ricette che occorre preparare. E la stessa cosa anche per la cantina. I vini spumanti champagne sappiamo che ne vendiamo in media mese per mese in quella quantità, quindi sappiamo anche nel dettaglio, eventualmente scendendo nel dettaglio, che cosa andare a ordinare. Quindi ordini preventivi. Questa è una tabella che mette in correlazione i coefficienti di ricarico per il valore dei piatti venduti. Quindi vediamo che prima l'abbiamo fatto per la carne e per il pesce, qua lo facciamo invece per i generi merceologici omogenei, quindi antipasti, primi e secondi, sappiamo esattamente quali sono i nostri coefficienti di ricarico. Quindi vedete che i coefficienti di ricarico dei primi sono magari come la frutta molto alti, poi pian piano possono andare a scemare, però non devono mai scendere sotto il punto medio di pareggio. E questo è un grafico che anche qui ci porta un'analisi che è immediata nella visualizzazione. Vado avanti molto velocemente perché il tempo sta passando molto velocemente. Questa è una tabella del venduto per gruppi che ci mette in correlazione il numero di persone, di porzioni vendute con il prezzo medio di vendita. Quindi anche questo ovviamente solo esempi, però è una fotografia perché ci porta questa tabella poi a capire in concreto quali sono i ricavi per piatto. Perché se noi abbiamo tutti i dati di gestione del piatto, quindi il suo costo in ricetta, il suo venduto, i coperti che abbiamo comunque fatto, quindi le presenze, perché uno potrebbe non mettere i coperti nello scontrino, ma potrebbe comunque rilevare, anzi deve per forza rilevare le presenze, perché sennò sono dati che non riusciamo a quantificare per presenza singola. Quindi sappiamo il numero dei coperti totali fatti, il numero dei piatti totali fatti, e a questo punto possiamo fare tutti i calcoli che vogliamo. Quindi la media dei piatti serviti per coperto, il costo totale di gestione ce l'abbiamo dal bilancio, il costo delle materie prime ce l'abbiamo dal bilancio, il costo totale del beverage ce l'abbiamo dal bilancio, il totale delle vendite ce l'abbiamo dal restatore di cassa quello che abbiamo venduto, quindi abbiamo il margine medio, quanto abbiamo venduto e quanto abbiamo speso per acquistare. Quindi riusciamo a fare praticamente un calcolo del costo reale per coperto. La gestione è naturalmente divisa in persone, quindi coperti e piatti, ma noi alla fine dobbiamo sapere quanto marginiamo per ogni piatto in maniera media, perché alla fine vedete che in questo costo il costo netto di ricavo a piatto è di 1,54, quindi vuol dire che alla fine non è tantissimo, però abbiamo preso in media 1,54 per ogni piatto. Questo, ragazzi, è il margine netto a coperto, vuol dire che il piatto si è ripagato dei costi, di tutti i costi, e questa è la marginazione media che siamo andati a prendere per ogni piatto, che non è tantissimo, ma non è neanche poco. La marginazione normalmente per la ristorazione adesso varia dal 10 al 15% in questi momenti di pandemia, no, naturalmente, però la marginazione in questi ultimi 4-5 anni è scesa perché i costi delle materie prime sono aumentate, e questo verificatelo, perché con questa pandemia i costi sono veramente aumentati dei servizi, delle materie prime. Quindi le marginazioni, se non uscirete con un prezzo corretto del piatto, saranno sicuramente più risicate rispetto a prima. Però questa tabella generale ci porta a capire come e dove sto marginando. Poi io posso fare tutte le tabelle che voglio,
ma alla fine quello che devo calcolare sempre comunque, il mio food cost mi serve a questo, insieme a tutti gli sforzi che ho fatto per arrivare a capire il ricavo netto a coperto venduto. Quindi vuol dire che per ogni coperto che si è seduto al mio ristorante, io ho marginato, per questi conti fatti, 4,14 euro. Su un totale di ricavito del piatto di questo ristorante di 641.000 euro. È tanto? È poco? Non lo so. Però se io ho fatto 40.000 piatti a 4 euro, non è poco. Però questo devo riuscire comunque a calcolarlo. Quanto tempo mi occorre per fare questi conti? Allora, per compilare la tabella delle presenze di incassi giornalieri, un quarto d'ora al giorno. Per calcolare le ore lavorate giornaliere, 2 minuti. Io in 2 minuti compilo la tabella delle ore che faccio io e i miei dipendenti. Il costo delle risorse umane lo posso fare solo a fine mese, in base alle buste paga che il mio commercialista mi ha dato, in base al TFR, TFM, i contributi pagati, mi occorrono 30 minuti. Quindi se io in un mese lavoro 25 giorni, occorrono 455 minuti in un mese per mettere dentro i dati. Sono 7 ore e 50. A una media di 15 euro all'ora, è tanto e poco, poi vedete voi come quantificarlo in base a quello che volete costare, che costate, sono 113 euro al mese. Poi, alla fine mese, io devo fare i conti delle tabelle risultanti, quindi devo andare a mettere in ordine tutte le analisi dei dati. Mi ci vogliono 5 ore al mese. Quindi i 5 euro al mese compreso andate a sommare alle 7 ore 58 sono 12 e 58 ore al mese. A 15 euro all'ora sono 188 ore al mese. Questo è quello che mi costa mettere dentro tutti questi dati in un mese. Sono 2.600 euro in un anno. Sono tanti, sono pochi. Siete voi che dovete verificarli. Per me è un investimento che sicuramente vale la pena di essere fatto. Alberto, dimmi tu come siamo messi con gli orari, perché l'ora l'abbiamo passata. Sì. Dimmi tu se ci sono domande, se sono stato abbastanza chiaro, se abbiamo messo allora, molta carne al fuoco oppure... Allora, io credo che, tu sia stato molto chiaro, nel senso che io ho cercato anch'io di seguirla, non sono un ristoratore, quindi ho cercato di capire anch'io un po'... quanto complessa è la materia. Hai fatto bene a fare questa ultima tabella, perché io me lo sono domandato per tutto il tempo del seminario, dell'incontro, quanto fosse complicato e difficile per un esercente doversi dedicare a questo genere di calcoli e di lavoro, perché immagino che molti che sono collegati oggi abbiano pensato, ma sì, però forse meglio il commercialista, perché io non ce la faccio, non ho tempo. Quindi hai fatto bene a far notare che comunque il costo in sé, in termini di tempo e di denaro, perché poi bisogna quantificare il tempo con il denaro, alla fine non è così esagerato, nel senso che si può trovare il modo di riuscire a farlo quadrare. Poi magari non è l'imprenditore direttamente che lo fa, magari il figlio, magari la figlia che ha più avvezza magari ad usare le tabelle di Excel. Però io credo che siano effettivamente... importanti, mi facevi vedere l'altro giorno anche questo discorso del calcolo di quanto posso andare in ferie e quanto posso invece rimanere a lavoro a seconda di come io ho distribuito i costi della mia materia, quindi quanto tempo ci impiego a recuperare le giornate e i giorni di chiusura. E questo secondo me anche oggi in materia di Covid è importante, perché io mi auguro e spero che ce lo togliamo dalle scatole e non torni più. Però è anche giusto che se per caso, vorrei toccare ferro, ci dovesse essere anche per caso una prossima chiusura, e non sarà spero così, però è importante sapere giocarmela, gestirmela, nel senso capire come riporto il costo e come lo spalmo. Secondo me, ti dico, è stata una buona presentazione dal punto di vista del far capire di che cosa stiamo parlando. Poi mi rendo conto che bisogna però mettersi lì nero su bianco, penna alla mano o con tastiera alla mano sotto le dita e mettere dentro dati per vedere la propria azienda recuperata sotto forma di matematica, che poi ecco, non è una matematica complessa, perché comunque quanto costa una materia prima o l'orario del personale, insomma sono dati che tutti si hanno. Però diciamo molto spesso non si mettono in tabelle,
Io penso che se vorranno, chi ha partecipato, chi magari rivedrà il video, voler approfondire questa materia venendo qui fisicamente insieme a te, facendo questi conti, secondo me è un po' come imparare un po' ad andare in bicicletta. Poi la cosa viene in automatico e ci si prende anche gusto, perché ma calcolare quanto mi costa veramente il piatto e sapere dove sto marginalizzando e dove non, e dove invece magari posso permettermi di alzare o di abbassare il costo, insomma, è importante, perché mi permette di fare, come giustamente hai indicato tu, investimenti. Perché questa è l'altra cosa che effettivamente ci pensavo: nel calcolo che tu riesci a ottenere, metti dentro tutto, compreso quella parte di salario che l'imprenditore può darsi, e di conseguenza avere la certezza a fine anno di essere a posto, non di avere quel problema poi l'anno dopo di ci sto dentro o no con le tasse, perché io di fatto sostanzialmente mi sono messo via tutto, compreso il mio, senza doverlo prendere dal cassetto, ma quello che dovevo fare, e ho la sufficienza per l'anno successivo quando mi verrà chiesto di pagare le tasse. E secondo me oggi come oggi questa sicurezza dal punto di vista anche economico, imprenditoriale, è importante. Non lo so, io se ci sono domande da parte delle persone che hanno preso parte, volentieri, fatele pure, anche banalmente qualsiasi cosa possa essere anche per voi di aiuto per capire meglio la materia. Tenete presente che oggi abbiamo toccato solamente un aspetto, diciamo che abbiamo fatto un quinto di quello che normalmente si fa nei corsi, Certo, la parte. guarda, c'è allora una domanda, giustamente poi va contestualizzato nell'ambito del lavoro tuo quotidiano. Mi chiede: in un bar di forte passaggio come si fa a contare i caffè venduti? In base ai chili utilizzati o segnandoli proprio uno a uno? Cioè, quindi mi rifaccio Allora, agli. i calcoli che vengono fatti in sede di controllo vengono controllati gli scontrini dei caffè. Quindi, se io ho un bar, vengono controllati gli scontrini in cui io indico il caffè, ma normalmente se questo passaggio viene ritenuto non opportuno da parte degli enti di controllo, quando viene effettuato un controllo semplice, vengono conteggiati tutti i chili di caffè comprati, quindi fatturati, quindi rimanenza di fine anno più acquisti durante l'anno meno rimanenza di fine anno, quindi il realmente venduto, e poi suddivisi per 6 grammi, perché questa è la tabella ministeriale. Poi dopo possono essere suddivisi anche in 7 grammi, con un errore però del 17%, che non è poco. Però la tabella ministeriale parla di 6-7 grammi, quindi se voi fate più di 6-7 grammi per caffè, magari 8, 8 e mezzo, 9, dovete dimostrare che la vostra macchina di caffè o il vostro macinino faccia di più di 6 grammi, perché quello è un calcolo facilissimo, è facilissimo fare quel tipo di calcolo. I caffè che mancano dovete, magari perché li avete bevuti voi, dovete giustificarli, perché altrimenti quello è un calcolo semplicissimo da fare e in quattro veramente passaggi vi calcolano quanto avete praticamente evaso nella vendita del caffè. Quindi anche dal punto di vista del calcolo per il discorso costo, si fa sempre riferimento però alla materia prima, quindi. Certo. Cioè, quindi al chilo di caffè che io ho comprato sostanzialmente. Il chilo di caffè che tu hai comprato, per gli enti di controllo non ha sfrido, non è come la carne o il pesce che ha parametrizzato naturalmente, ma ogni chilo di caffè comprato è un chilo di caffè venduto. Capito. Come si calcola il coefficiente moltiplicativo? Potrei Coefficiente avere. moltiplicativo abbiamo visto, per chi ha perso il passaggio, che è il coefficiente che deve ricompensarmi dei costi che io ho sostenuto. Quindi io compro la materia prima, che è la mia carne, il mio pesce, il mio caffè, il mio vino, eccetera, e poi devo rivenderla per quale fattore moltiplicativo? Quello che mi compensa
completa, il costo della materia prima stessa e il costo di tutti i costi che ho dovuto supportare in ristorante per gestire quella materia prima. Quindi costo del personale, i costi degli affitti, la luce, il gas, tutte le bollette e in più le tassazioni che io andrò a pagare sul mio bilancio e i profitti. Perché se noi facciamo un calcolo del coefficiente moltiplicativo non considerando i profitti che dovranno comunque esserci in un'attività di ristorazione per potermi poi per poter reinvestire nella mia attività, perché io se non faccio profitto cosa faccio il ristoratore da fare? E io se non faccio profitto vuol dire che sono un'impresa, non dico di beneficenza, ma porta a casa i miei costi. È quello che molti fanno, perché chi non fa i calcoli con un profitto spesso e volentieri sbaglia i calcoli. Quando voi trovate un menù in un ristorante dove, ne parlavamo giusto ieri Alberto, dove trovi i piatti venduti in antipasti tutti allo stesso prezzo, i primi tutti allo stesso prezzo, i secondi tutti allo stesso prezzo. Quello è un ristoratore, probabilmente anche un lungimirante, perché dice qualsiasi cosa mi scelga il cliente, io comunque il prezzo l'ho preso. Che mi scelga pure un antipasto tra i tanti, oppure un primo tra i tanti, io sicuramente sono andato a prendere marginalità sugli antipasti e sui primi. Primi, non so, tutti a 12 euro, molto bene. È un calcolo che uno ha fatto, ha una scelta, naturalmente avrà fatto i suoi conti per farlo, però gli ha dato marginalità. Quindi vuol dire che si è un po' parato le spalle perché dice comunque io la marginalità su una vendita la prendo comunque. Ma spesso e volentieri quando io leggo il menù di un ristorante capisco immediatamente in base all'esperienza di anni se quel ristorante è sostenibile oppure no, perché i prezzi di alcuni piatti venduti o sottostimati si vedono immediatamente. Uno magari vende perché pensa di fare una promozione un piatto a un prezzo basso, ma quello è un errore. Uno che vende una certa serie di antipasti, io vendo tutta una serie di antipastini a 3 euro, 4 euro di prestuzzichini, completamente sbagliato, perché quello mi porta ad avere una marginalità sugli antipasti bassissima e tutti mi prenderanno quegli stuzzichini perché con quello mangi. È una politica, è una scelta che uno fa nel proprio ristorante. Per te promuoverti significa quello, benissimo, poi però fai le tue scelte e ne paghi le tue conseguenze. Però i dati poi dopo ti dimostrano che effettivamente tu stai commettendo un errore. Ecco, sì, questa è una cosa importante, nel senso che ho capito anch'io, nel senso non è che uno per un'operazione di marketing riesce poi però di fatto ad avere un ritorno come magari si aspettava di avere, perché magari vede l'aumento del numero dei clienti o vede l'aumento della turnazione. In realtà magari sta esattamente ottenendo l'effetto contrario. Esattamente, sì. Perché aumentare il numero di clienti vuol dire aumentare anche i costi per servire quei clienti, quindi più personale, più gestione. Il food cost proprio serve a questo, a trovare l'equilibrio, e mi fa capire l'equilibrio tra tutto questo. Paradossalmente è meglio servire meno clienti con dei piatti con marginazione più alta e che mi danno meno problemi, piuttosto che servirne di più. Nel nostro ristorante purtroppo noi facciamo, purtroppo o meno male, facciamo dei numeri, però abbiamo delle problematiche completamente diverse rispetto a ristoranti che fanno numeri molto inferiori rispetto al nostro. Le problematiche sono esponenziali, perché man mano che tu aumenti i fatturati, le problematiche non vanno in modo proporzionale, ma vanno in modo esponenziale. Quindi quando uno fa i conti, queste cose le deve comunque valutare, e molto bene. Ecco perché Costa Crociere fa il food cost, perché McDonald's fa il food cost, perché gli autogrill fanno il food cost, perché per loro un errore dello 0,1% moltiplicato per tutti i clienti che hanno sono milioni di euro di perdite. E quindi quando vi chiedete perché vado in un autogrill e comunque mangio un panino e prendo una bibita e spendo comunque 15-16 euro, perché l'autogrill ha fatto i conti molto bene. È lui che sta decidendo il mercato, perché o ti fermi lì o non ti fermi da nessun'altra parte, ma soprattutto non perde. Quindi questo ci deve essere di conforto per capire che i conti vanno fatti. Piuttosto vendete il piatto a un euro in più che a un euro in meno. Questa è una tecnica di vendita. Ma quando siete insicuri su che prezzo vendere, non svendete il vostro piatto. Questa è la regola. Oppure se vendete il vostro piatto, cercate di valorizzare quel tipo di vendita. Come dicevamo ieri, Alberto, io ti vendo il mio tortello, ma è come un'ostia, il mio pizzare e fagiò, ma è il meglio, io ti sto proponendo il top del top dei pizzare e fagiò. Poi tu criticami il prezzo, non è un problema, ma io devo venderti quel prezzo perché devo comunque avere la mia marginalità minima su quel piatto. Lo so, e la mia politica di vendita deve essere quella. Punto.
C'è una persona che ci chiede un'altra cosa. Esiste un modo rapido per stimare i margini di aumento della capacità produttiva, ovvero più clienti a parità di prezzi che non generi una perdita di esercizio? Certo, il modo rapido lo vedi solamente quando hai la visione complessiva del problema. Se non hai tutti i dati, se non hai messo dentro tutti i dati, non puoi fare quel calcolo rapido. Quando tu hai messo dentro tutti i dati, in una frazione di secondo fai il calcolo, perché tu cambi un parametro nei tuoi fogli, cambi un parametro e lui automaticamente ti dice tutto. Però Certo. per aver fatto quello, devi aver messo dentro tutta una serie di dati, perché è, come dicevo prima, tutto correlato. Gli indicatori sono tutti correlati uni agli altri. Immaginate un puzzle. Se tu non hai un pezzo del puzzle, non hai la visione complessiva del puzzle. Se tu non hai preso un dato, magari quel dato ti serviva per calcolare questa cosa in modo rapido. Poi, in verità, i dati che devi raccogliere non sono poi tantissimi. Sono molto ostiche le rimanenze, come dicevamo, sono quelle un pochino più complicate. Però, se io non ho le rimanenze fatte in modo corretto, non riesco neanche a fare un calcolo poi rapido. In realtà, poi dopo si può fare molto, tutto molto rapidamente, ma i dati devi averli comunque immessi. Quindi la risposta è sì, si può fare, ma non si può fare se non hai messo dentro i dati e quindi se non hai occupato il tuo tempo per farlo. Sì, ecco, tra l'altro, mentre parlavi sempre da profano, mi veniva in mente che se Autogrill piuttosto che McDonald's allo sbaglio di 1-0 saltano per i numeri, è altrettanto vero, e quindi uno può dire sì, vabbè, ma io non sono né McDonald's né Autogrill, non faccio quei numeri, è altrettanto vero che però alla lunga salta comunque il sistema, cioè loro hanno soltanto una leva più veloce, diciamo un volano più rapido, ma la mancanza di un'azzeccata di un prezzo azzeccato nel prodotto del piatto, alla lunga anche chi non ha un volano così rapido porta comunque sempre poi o a una marginalità bassissima dal punto di vista del ricavo oppure ha l'insoddisfazione perché comunque lavoro, 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 ma alla fine poi tiro la riga e non porto a casa tutto quello che pensavo di portare a casa grazie al mio lavoro, ecco. Quindi io Comunque, credo che poi se può essere di conforto anche chi ci ascolta, chi ha fatto i corsi negli anni precedenti e che ha utilizzato il suo tempo per poi poter fare la gestione del food cost, magari in maniera non così precisa, ma comunque farla, nel corso di questa pandemia io ho ricevuto diverse testimonianze di ristoratori che mi hanno detto: meno male, abbiamo cominciato a fare i corsi a suo tempo, perché adesso, in fase di pandemia, abbiamo capito che questa economia di guerra ci ha portato a fare i costi in maniera diversa, ma siamo sopravvissuti. Cioè non abbiamo comunque, non siamo arrivati in default, non siamo arrivati in difficoltà. Fortunatamente tutti quelli che hanno fatto i corsi in questi anni hanno capito perfettamente e tutti sono arrivati con le spalle ben coperte, perché quando tu spendi del tuo tempo per poter veramente capire qual è l'anello di congiunzione che ti manca per chiudere perfettamente il cerchio della tua attività, capisci che quei costi che tu stai facendo sono, se sono corretti oppure no. Sembra una cosa banale, ma finché non comprendi esattamente il tuo bilancio, finché non ti scarnifichi, finché non riesci a capire esattamente quel costo a che cosa è relativo, non puoi avere una visione complessiva. È uno sforzo che si può fare ogni tanto, poi dopo, ripeto, lo fai una volta, due, tre, capisci per 2 o 3 anni qual è il tuo food cost medio e poi dopo, se non cambi niente, negli anni successivi sei a cavallo. certo, va bene. Io direi che abbiamo abbondantemente superato l'ora che ci eravamo dati. Se c'è ancora qualcuno che vuole intervenire, può farlo. Io vado comunque alla conclusione. Ripeto, è materia comunque importante. Mi rendo conto che magari da un primo approccio in questo caso, abituati magari a fare altro giustamente nella vita, questo può sembrare a prima vista un po' così, un po' duro. Però io credo che decidere di partecipare anche al corso che verrà fatto, se riusciremo a raggiungere un numero di partecipanti congruo, sia importante perché comunque è un'opportunità che non sempre viene data, è un'opportunità che secondo me va colta senza dover sempre pensare che è materia da commercialista, perché come abbiamo capito non è, ma è materia dell'attività che si sta facendo. Quindi ritorno a dire, se ci sarà la volontà, secondo me vale la pena di approfittarne e di partecipare.
Io ringrazio Luca per la sua disponibilità a rimanere con noi oggi e ovviamente rinnovo a voi la partecipazione ai prossimi seminari che ci saranno. Ovviamente alcuni saranno anche rivolti direttamente all'installazione, parleremo anche di impiantamento di comunicazione dedicata proprio alla ristorazione. Ce ne saranno invece altri che saranno dedicati più a un tema generico come l'utilizzo della scrittura creativa nell'ambito dei social e uno importante che va un po' nell'ottica invece di quello che abbiamo visto noi oggi, l'accesso al credito, ma fatto da un punto di vista del cosa so, come mi approccio all'istituto di credito. Quindi cos'è una centrale rischi, come funziona, cosa devo chiedere, cosa devo vedere nel mio estratto conto per capire esattamente come sta andando. Con un consulente esperto che ci verrà a parlare, ci verrà a far capire quali sono quei, diciamo, semafori che devo guardare per evitare di andare a sbattere. In questo particolare momento credo che sia anche questo molto importante, soprattutto voi sapete che c'è stata la riforma, dell'accesso ai crediti, quindi di conseguenza, sarà sempre più attenzionata lo sforamento e il pericolo in un caso di sforamento anche per chi ha, non finanziamenti, ma per esempio affidi. Quindi la materia diventa ancora più complicata a seguito delle nuove normative europee a partire dal 1 gennaio 2021. Quindi anche in questo caso rinnovo l'invito a venire a partecipare, a conoscere la persona, il docente, perché poi potrà essere anche quella persona che qui in sede di Unione Commercianti, consultata e sentita, vi potrà fare un check relativo allo stato dell'arte del vostro rapporto con la banca, della situazione che avete con il vostro istituto di credito. Ecco, io chiudo, ringrazio allora Luca per la grande disponibilità e la semplicità nella complessità della materia. Vi ringrazio ancora oggi di aver partecipato qui oggi e vi rinvio al prossimo incontro. Grazie Luca. Grazie, grazie a voi, grazie per l'invito e grazie per il tempo che ci avete dedicato. Grazie a tutti, buon pomeriggio.